dodicesimo piano, Frank Diamond, Tullio Trapasso, City Report, Beniamino della Torre 1, porta tagliafuoco. Guardate. Letto di fortuna sulle scale, non ci piace, andiamo avanti. Decimo piano, stiamo facendo le scale, crepe, ma no, sono qui, guardate qua. E il locale contatore coperto dalle piante, chiuso con lo scotch. Sicurezza. Questa incredibile cosa che manca qui a Quarto Giaro, Municipio 8. MM Casa, andiamo. Scendiamo ancora di un piano. Crepe. Queste erano quelle che eravamo venuti a vedere insieme all'ingegnere strutturale, insieme agli assessori MM Case, Comune di Milano. Una qui, un'altra qui. E come sempre, i cassonetti che raccolgono gli impianti elettrici, guardate. Non vogliamo aprirlo perché sennò si rompe, guarda. Andiamo. Adesso faccio vedere anche le scale, vai Marco. Giusto per non dire che è solo una ogni tanto, sono 16 piani, guardate la proporzione. Condutture, eccetera. La serratura ci sarebbe, eccola qua. Però il biadesivo è meglio. Andiamo. Siamo al secondo piano di questo palazzo dove può capitare di tutto. Per esempio, Max, che ti è successo durante questo sopralluogo? Siamo rimasti bloccati in ascensore. A un certo punto l'ascensore si è fermato, non si aprivano le porte. Grazie al cielo siamo riusciti poi a tornare su al 16° per poi ridiscendere, però questa è la situazione in cui purtroppo i condomini di questo palazzo, ricordo, gestito da MM, sono costretti a vivere. Io penso a una signora anziana piuttosto che a una donna con un bambino E tanti invalidi che ci e sono, no? tanti invalidi che rimane chiuso in un ascensore. Ecco, oggi sono stato fortunato, il mio compleanno sono sceso a piedi, ma per vedere altre cose che poi vedete nelle immagini, qui siamo in un secondo piano, casa di una famiglia, guardate qui. Muffa, macchie. Cioè, qua parliamo della salubrità delle case? Cioè, io mi sono letto qualcosa, qui siamo proprio fuori da ogni crisma, eh? Anche perché questa dura da almeno... Un anno, ha detto la signora, più o meno, Ecco, diciamo siamo un anno. quasi a un anno di questa situazione, segnalata da MM, ci raccontava, risposte zero, come dicevo prima. Qui siamo nel bagno, ricordava giustamente Tullio, ma anche nella stanza da letto la situazione è più o meno la E stessa. nelle scale e in tante altre parti comuni che vi facciamo vedere dopo, perché sarebbe lunghissimo tutto. Andiamo. Qui stamattina abbiamo dovuto spostare perché abbiamo trovato che anche qui è Tutto bagnato, no? bagnato. Ma se avete la luce, guardate qui dietro. Se fosse vero. Perché tengo aperto perché ho paura dell'umidità che mi prende l'odore anche l'armadio. Anche se l'abbiamo spostato avanti, però ho sempre paura. Poi adesso in questa stagione come si fa a tenere aperto? Siamo nella camera da letto. Come potete vedere, queste muffe, queste macchie, queste infiltrazioni d'acqua ci sono in maniera molto vistosa e non vi dico a spostare l'armadio cosa ci sarà dietro, perché giustamente copre la visuale dell'obiettivo del nostro amico e cameraman Paolo Rusconi. Comunque, chi di dovere? Faccia qualcosa. E uscì. Cari amici, siamo al secondo piano. Ci troviamo in una casa
di una signora che, come vedete, la tiene benissimo, ma purtroppo non può rispondere dei danni del palazzo, perché qui sono danni strutturali, sono danni che esistono da anni, questa addirittura da gennaio, un'altra infiltrazione d'acqua che porterà altra muffa e comunque non è salubre per la vita delle persone all'interno degli stabili. Speriamo che succeda qualcosa, noi vi sollecitiamo a muovervi perché sennò vi staremo dietro fino alla campagna elettorale, perché non vi molliamo così. Andiamo avanti. Mio marito è andato al sindacato anche l'altro giorno. Ma invece l'altro locale condominiale lì a fianco l'hanno assegnato quel locale condominiale qua a fianco? Ecco, quello è interessante. Abbiamo un locale condominiale, questo qui è il locale dove si fanno le riunioni di condominio. Sì. Questo è tenuto da loro, da un paio di cittadini, va bene. Quello di là invece è totalmente abbandonato e c'entra la gente alla finestra a dormire. No, è nuova, l'hanno fatta nuova. Però non hanno, cioè, non c'è la protezione, non c'è, guarda, perde l'acqua. Non hanno fatto il funzionamento del... sono venuti i vigili del fuoco. Di qui possono prendere l'acqua. Sì. Ma non hanno verificato il funzionamento perché è a cascata, quindi deve salire. Deve riempire i bomboloni qui e a cascata scendere. Ma non, questo non è mai stato verificato. Escono, vanno sul piano ad aprire la manichetta dell'acqua, esce i 5 litri, 10 litri, 50, basta, chiudono. Ma non esce secondo la pressione che dovrebbe uscire, no, per la norma. E questo è un altro punto che dobbiamo fare sulla sicurezza, che vediamo che manca in maniera palese in quasi tutti i palazzi di MM Case, la sicurezza sugli impianti antincendio, dato che loro hanno numerose torri, le case popolari MM hanno numerose torri, questa è una delle più nuove, ma già è conciata, l'abbiamo visto, ma hanno anche quelle più vecchie. Molto spesso ci sono proprio queste problematiche, non riescono a far arrivare l'acqua ai piani per spegnerli, quindi devono arrivare le autobotti, devono spaccare. Questo succede fra l'altro dal nostro amico Paolo, che abita dietro a Sacco, un'altra casa MM, anche lì ha preso fuoco qualche settimana fa. Tra l'altro hanno il cortile che non è a norma, non possono passarci gli automezzi dei vigili del fuoco perché se no sprofondano, hanno dovuto buttare l'acqua da fuori, totale, si è bruciato un intero piano. Quindi, signori, dateci un'occhiata perché non Quindi stiamo scherzando. Non è garantita la sicurezza dei residenti dei condomini, perché questo, come vedete, è l'attacco della motopompa, quindi è necessario in caso di emergenza che sia tutto funzionante. Io così non ho la garanzia che funzioni nel migliore dei modi. Comunque si sono dovuti collegare in strada per permettere, per buttare l'acqua a spegnere l'incendio. Quando è successo l'incendio? Hanno dovuto attaccarsi in strada, è vero? Anche sì. Tre. Lì ci sono ancora i piani conciati come erano adesso prima. Adesso andiamo a vedere qualcosa, grazie. L'ingegnere. L'ingegnere di MM ti ha detto di aver pazienza. Sì. Quanto, da quanto tempo hai già pazienza? Dal mese di gennaio che ho pazienza. Però ti dico una cosa, che negli ultimi sei anni e quattro anni e mezzo è passato in mezzo alla muffa in casa mia. Quindi quattro anni e mezzo, sto dicendo signore, è passato in mezzo alla muffa. Nell'ultimo anno abbiamo sollecitato un po' noi, diverse altre istituzioni, però il risultato? Ti ha detto che sono andato anche al sindacato? Sì, ci ha detto, sì, anche che hai mandato delle lettere. Sì. Potete riscontrare tutto, ecco, giusto per dirlo, no? Perché no, non è che chiacchieriamo per caso. No, no, ma è una cosa vergognosa, guarda. Vale. Dovrebbero tirare via l'appalto qua le mele. Io non so se è l'MM o se è il comune che non ha soldi. Tutte e due, perché il comune è proprietario di MM, giusto? Esatto. Giusto, ho capito. Capito che verso almeno situazione. Adesso oggi lo sai, quando il devi comune, fare un pensiero... Il comune è il proprietario delle case, MM è il gestore. Sì, però... E diciamo, il mandato ad MM l'ha dato il comune. Mi perdoni, però se vengono fuori due dipendenti, vedono che in casa mia ci sia tutto questo marcio, vanno di sopra e non trovano niente, vengono giù, fanno quattro buchi, poi chiudono e vanno via, non dicono niente.
Ma si rende conto? È vergognoso. Non si vuole risolvere i problemi. La verità è che Meme cerca di coprire le varie problematiche più vistose, ma in realtà non riesce a risolvere niente. Ma quando perché vogliono risparmiare? Qui una bella domanda. Questa gliela chiederemo a Rabaiotti, se vogliono risparmiare, se non sono interessati a metterle a posto, se magari lo faranno in campagna elettorale, perché da quanto ci risulta tra qualche mese ci sarà la campagna elettorale, quindi magari vi faranno un po' di lavori per farvi votare. Io ho 12 anni che pago sempre l'affitto regolarmente. Adesso mia figlia ha fatto raccomandata e ha detto no, basta, adesso ho preso. Quanti anni che paghi l'affitto tu, 12 anni? 12 anni, dopo sono tornato qua. Attento che sennò ti... Okay. Non rispondo a un'altra cosa, mi voglio ho dovuto andare dal dottoressa per studiare la cura per la depressione. Io di notte non respiro perché ho un po' di asma. Ma non si può vivere in una casa. Assolutamente no. Dai, ci vediamo noi, dai. Ciao. Ciao. Andiamo al 5, dai. Che possiamo fare per capire cioè, un po' di robe come sta andando ora, perché è un anno che non veniamo, quindi un anno che non veniamo. Sì. Cosa potete fare voi? Sì. Innanzitutto vediamo i vari problemi, dopodiché segnaliamo ad MM, facciamo anche un'interrogazione al Consiglio Comunale per far vedere, per chiedere di intervenire nel più breve tempo possibile anche al Comune, perché non è possibile. Io ho visto la situazione all'1, adesso qui siamo al 5. Qui ma con la peggio, cioè di là diciamo che sono rose e fiori. Qua cioè, qui sì, non è che ci vuole tanto, basta che gli dai un occhio, poi lui già la situazione me la conosce perché è stato già qui altre volte. Quanti anni è che è così la situazione? Allora, qui sono stati fatti i lavori già ma dall'inizio che sono stati fatti male, quindi adesso andremo a ripercorrere come qua il tubo c'è del gas, qua se lo volevano ripristinare. Cioè, dovevano togliere tutto, cioè rifare l'impianto, c'è cioè una roba. Però diciamo che va. La situazione è che dopo quell'incendio la puzza di gas c'è ancora, sì. Perché sono passato una volta a sentire io perché sì, ho detto magari c'è ancora perché il comune hanno fatto solo lì però i tubi cioè, davanti. Fa schifo. Andiamo a vedere. Andiamo a vederlo, dai. Cioè dove che c'è stato c'è l'incendio. Via. È da un anno che siamo. L'incendio causato da cosa? Qualche piromane, diciamo così, dai, per non a... insomma, non ha... i rovi non nascono casuali. O per sbaglio c'è stato questo incendio. Adesso... Incendio dove? Dove c'è? So, è una cosa c'è in Vena, Il locale pattumiera? Cioè, siamo... Il locale pattumiera? Siamo a Milano, non è che siamo... Il locale pattumiera? Sì, qua. Ah, è andato, si è incendiato qua, sì, no? Sì, tutto sì. Si è incendiato, è una roba brutta, ma... Guarda, è partito, una roba, c'era, eccolo qua. Ma è partito dal locale pattumiera? Da qua. Giro di qua. Cari amici, locale pattumiera, siamo in Beniamino della Torre numero 5, case MM, gestore per il Comune di Milano, case popolari. Torniamo dopo un anno, siamo qui con i cittadini. Perché? Perché abbiamo avuto delle risposte insufficienti. Ci sono stati, è stato fatto praticamente nulla, si può vivere in una condizione del genere, qua c'è gente onesta che paga e che vuole comunque vivere in maniera civile, queste qui sono case che sono degne di paesi del terzo mondo e anche nel terzo mondo, credetemi, col petrolio alcune case sono meglio. Andiamo pure. Diamond, seconda camera, biciclette, locale immondizia, guardate, la Milano Green di Beppe Sala, guardate qua, incredibile, eh? Ormai non so più come insultarli, cioè è una roba indecente veramente. Ma no, ma guarda, locale ascolta, oggi è il mio compleanno, sono venuto qui, è passato un anno, da quando sono venuto l'ultima volta, ho detto, ma voglio andare a vedere perché mi hanno fatto un sacco di... Abbiamo mandato gli ingegneri tecnici, abbiamo mandato i direttori dei lavori, questo è il risultato, tutti questi grandi tecnici sì, che sono venuti. Questo io volevo dire a Max Bastoni e a chi ci segue. Puoi entrare con lei, no?
Sì, guarda, passa lì tra una cosa e l'altra. Dai, tieni dentro. Il vetro. Allora Max, due parole, perché qua secondo me le dobbiamo a tutti quelli che vivono nelle case MM, case popolari, ma soprattutto ai cittadini milanesi. Contiamo quanti rinforzi sono stati fatti per il piano di sopra, questo è il locale Pattumiera che è bruciato, è un palazzo in sicurezza questo, forse, ma siamo sicuri che lasciare questi sostegni per tutto questo tempo, ricorda un po' Scampia, altri posti, non ce l'abbiamo con i napoletani, però voglio dire, è una roba indecente, ma soprattutto, visto che il cantiere dovrebbe essere delimitato, scusa Max, il cantiere è delimitato, tutti sti carrelli qui, come cazzo, hanno fatto entrare qua dentro? Quanti tu, ce n'è? Uno, due, tu tre, dicevi quattro? Due parole, qui di parole purtroppo ce ne sono fatte tante, perché questa situazione è così da un anno, ci dicevano i condomini, da sì, un anno. Che c'è stato un incendio in questo che è il locale Pattumiera e da un anno non è stato fatto niente. Qui chiaramente non è neanche stato messo in sicurezza, perché non possiamo dire che qua è in sicurezza. Qui entrano tutti quelli che vogliono fare il loro porco comodo, nascondere la droga, drogarsi, nascondere la furtiva, e ce lo dimostrano anche tutti sti carrelli che sono qui, non è che sono arrivati a caso sti carrelli qui. Signori, ma è possibile? Noi quello che dobbiamo lo facciamo, e sarà quello di andare ad attaccare il comune MM perché venga risolta questa situazione. Io penso che non sia degno, non per dei cittadini di Milano, ma per dei cittadini comunque, poter vivere in una situazione di questo tipo, soprattutto quando si tratta di patrimonio pubblico, patrimonio del Comune di Milano, che, come ripeto, spesso si vanta della gestione da parte di MM, quasi facendola passare per un'eccellenza. Ecco, questa è quella che, secondo il Comune di Milano, secondo Beppe Sala, secondo i suoi assessori, questa è un'eccellenza. Ti faccio un'ultima battuta, poi chiudiamo, perché anche il puzzo qui è incredibile, si sente che c'è il bruciato e l'immondizia buttata tutta fuori, alla faccia della Milano Green, della raccolta, eccetera. Hai mai visto un palazzo più puntellato di questo? No, assolutamente no, e penso che sia uno scandalo per una città come Milano. Cioè, signori, io non li ho contati, secondo me sono più di 30. Cioè, in un piano solo, in un pian terreno solo, che sarà quanto? 100 metri quadri? C'è più di 30 puntelli? Ma siamo sicuri che le persone che vivono sopra sono in sicurezza? Perché se dovesse succedere qualcos'altro, visto che qui è anche abbandonato, noi mettiamo le mani avanti, ve l'abbiamo detto, poi la coscienza è la vostra. Andiamo.